Però è evidente che Giannino è un piccolo Monti, cioè è uno che pensa di prendere i voti di Berlusconi senza Berlusconi. Come uno che pretendesse di prendere, non so, il pranzo ad Arcore andando nella rosticceria, nella pizzeria del paese. Devi andare a Villa San Martino se li vuoi prendere. È evidente, no? Niente, non lo capiscono. Quindi Monti ha fatto una cosa incomprensibile per uno che si occupa anche di numeri. Giannino l'ha fatta per superbia, che contraddistingue anche Monti. I due filoni hanno detto a noi interessa soltanto cavarcela attraverso il miglior perdente l'uno e attraverso i soliti voti quell'altro. E quindi alla fine hanno fatto questa alleanza con Monti, che è assolutamente insensata, come vi spiegherà Mannheim, che è qua per dire che in un sistema tendenzialmente, psicologicamente bipolare, chi si mette in mezzo è come Segni, è come Martinazzoli. Stessa cosa, identico scenario di 18 anni fa, con la differenza che Segni poi, quando è stato completamente rintronato, è andato dal centro a Occhetto a Fini, perché Segni era l'amante ideale che cambia sempre posizione. Qual è l'amante ideale? Quella che riesce a prendere da ogni parte. Questo è stato Segni. Ma all'inizio ha detto io me ne sto lì al centro e così l'ha preso nell'unica parte in cui poteva prenderlo, che è quello. E così Martinazzoli.